questa sembra la tipica intervista di Stracurte. Allora, iniziamo col dire che una cosa che mi ha molto colpito è che Marzullo saluta alla fine della sua trasmissione dicendo che Cinematografo è l'unica trasmissione di cinema della Rai. Quindi Stracult che cos'è? Beh, insomma, adesso bella la prima domanda. 10 anni di una trasmissione molto particolare, nel senso che è l'unica trasmissione che è completamente dedicata al cinema di genere italiano, quello che viene considerato l'epoca gloriosa del cinema industriale. Come si lavora una trasmissione di questo genere? Avendo fatto anche altre trasmissioni di altro tipo, Stracult è veramente una cosa a parte ed è molto curioso perché sia nei contenuti ma anche ovviamente poi nella realizzazione dei contenuti sulla carta qualcosa abbastanza di nicchia per essere poi in realtà in onda su una TV generalista nazionale come Rai 2, eppure regge da 10 anni e quest'anno per esempio ha fatto dei discreti ascolti, dei buoni ascolti e quindi di fatto poi è diventata una delle poche trasmissioni di Rai 2, proprio di proprietà di Rai 2. Tra l'altro non è una trasmissione fatta in appalto, è una trasmissione proprio prodotta interamente dalla Rai, quindi questo è strano, però è così, è il modo di lavorarci è ulteriormente reso particolare dal fatto che poi si lavora attorno a Marco, che è l'inventore di Stracult, Marco Giusti. C'è un nucleo proprio base originale da 10 anni di persone che ci lavorano e poi altri che si sono avvicendati negli anni, ma tutto alla fine poi è un po' stare attorno all'idea e alla personalità abbastanza curiosa di Marco e questo fa sì che poi credo, vabbè, penso che poi si veda anche da quello che va in onda, che insomma cioè, non è proprio una trasmissione strutturata e così confrontabile con lo standard medio delle trasmissioni televisive italiane, per questi motivi, perché per i temi di cui tratta e perché poi il punto di riferimento centrale è Marco, che è un personaggio abbastanza singolare, ma nella realtà proprio nel suo modo di essere, insomma, di tutti i giorni. Una cosa che mi sembra di poter dire è che comunque il cinema di genere italiano, quindi quello dei Bava, dei Fulci, dei registi di Leo, tutti i registi che oggi sono molto amati, molto riconosciuti, fossero di larga fruizione anche grazie alle TV private, ma che fosse poco considerato. Poi c'è stato un punto di svolta di cui tu sei complice, ossia quando c'è stata la retrospettiva a Venezia degli Italian Kings of the Biz. Nel 2004, sì, quello è stato un momento cruciale per tutto ciò, anche se in realtà posso dirti adesso che non ne siamo mai venuti veramente a capo in Italia, ma forse neanche solo in Italia. Anche tutta la rivalutazione, quello che è stato fatto, non solo da me, ma cioè appunto riviste come Notturno, per esempio, hanno iniziato negli anni 90 a parlare di queste cose in altri termini, no? E a diventare per la prima volta delle riviste, non delle fanzine. Anche questo è un segnale importante di cambiamento. Alla fine c'è sempre questo atteggiamento che in realtà era un autore che in realtà secondo me non è esattamente il punto che si cercava di, almeno che io cercassi di comunicare nei vari episodi di rivalutazione di cui io sono stato protagonista, ma quello che insomma c'è tanto nella storia del cinema dato da un cinema che nasce per esigenze popolari, di intrattenimento, di sogno, di immaginazione, oltre che quello di riflessione, di interiorizzazione,
autoanalisi, eccetera. Invece si è poi ridotto tutto alla fine tra e io me ne ero accorto che questo era un autore, tu non te ne colli, non se ne sono accorti, non se ne sono mai accorti. Questo mi convince poco, questo tipo di rivalutazione, ma temo che sia stato poi l'unica cosa in realtà, sia stato questo in realtà la vera rivalutazione che c'è stata. Quindi, dal mio punto di vista, boh, neanche una vera rivalutazione. Il mio bilancio di questo decennio, che è stato 95-2005, è stato il decennio della rivalutazione dei generi, io lo vedo negativo, onestamente, insomma. La retrospettiva che cura io con Marco, a differenza delle altre, aveva proprio questo minimo comune denominatore, cioè si proiettarono 28 film che avevano come caratteristica comune quella della... non diciamo di essere spariti, ma di non essere disponibili alla visione pubblica da molti anni, ecco. E in realtà c'erano, anche lì, vedi, se tu esamini quei 28 film troverai dei film, dei capolavori, dei film riusciti, ma anche dei film in realtà non riusciti, tutt'altro che capolavori. Io mi ricordo un episodio legato alla proiezione di questo film firmato da Freda, che era estratto dagli archivi segreti della Polizia Capitale Europea, che è un film pazzesco, ma di cui in realtà Freda girò poco, poi fu sostituito da Ratti, e che veramente non si era più visto, tranne che in una versione spagnola, da un VHS spagnolo degli anni Ottanta. E siccome durante quella retrospettiva mi fu proposto da una delegazione coreana di curare una retrospettiva di cinema fantastico italiano in Corea, cosa che poi non ho fatto. mi ricordo questo episodio, che dissi questa cosa a Gio Dante, che era il padrino della retrospettiva assieme a Tarantino. Avevamo Tarantino e Gio Dante come... E lui mi disse: ah sì sì, vai vai, fallo questa retrospettiva, però non portare il film di Freda, mi raccomando, perché è terribile. Eh sì, è terribile, ma cioè il senso di quei 28 film non era quello di come ti dicevo prima, il senso non era di dire: ah, qui abbiamo 28 capolavori, 28 maestri di cui voi non vi siete accorti, vi siete dimenticati, non avete capito niente. No, assolutamente. La cosa che più premeva a me innanzitutto era quella di dare esattamente l'impressione di quale fosse la sensazione dell'andare al cinema negli anni 60-70, e devo dire che molti ragazzi, che poi tra l'altro quella è stata la retrospettiva credo con maggior afflusso di sempre del cinema di Venezia, mi ringraziavano per questo, perché dicevano, cioè loro avevano l'impressione proprio che di vivere per la prima volta la sensazione di uno che negli anni 73-74-75, durante la settimana, usciva, andava al cinema e c'aveva quindi la prima visione, la seconda visione, la terza visione, e quindi poteva passare benissimo dal film d'autore a un film di Ercole, per esempio, o appunto a questo estratto di Archivi Segreti, che è un film pazzesco, però che c'era una battuta pazzesca detta da un telegiornale nel film. Dice: la polizia sospetta alcuni hippies perché sul luogo del massacro è stata ritrovata una chitarra. Adesso vabbè, parlo di una cosa fatta da me, quindi magari, però mi sembra che fosse riuscita abbastanza bene questa messa in scena di proprio dell'industria, di tutto quello che faceva e non faceva, che faceva tutto il contrario di tutto quell'industria. Era un'industria che produceva 300-350 film l'anno, e oggi se ne fanno 40 in Italia dei film l'anno, insomma. Cos'è che impedisce, malgrado ci sia una grande attenzione, un grande interesse per il cinema di genere, malgrado questo avvenga anche all'estero, cosa gli impedisce di rinascere? O che rinasca un'industria cinematografica, anche commerciale, che non sia quella dei Moccia? In realtà penso di avere le idee più chiare su cosa ha ammazzato questa industria. Su cosa le impedisca di rinascere,
Purtroppo non so risponderti bene perché dovrei sapere, insomma, innanzitutto per risponderti dovrei sapere come e perché in futuro potrebbe rinascere. Se sapessi come, perché, allora saprei dirti cosa. Purtroppo è roba da palla di cristallo, veramente. Cosa le impedisce di rinascere? Vabbè, a parte posso dirti la cosa più banale, insomma, che siamo da troppo tempo atrofizzati e morti, per cui diventa complicato poi, sai, quando sei fuori allenamento da anni e vai per 10 anni, 15 anni non giochi più a calcetto e poi una sera improvvisamente decidi di giocare a calcetto, rischi. Ogni tanto ho sentito varie volte, insomma, ho visto documentari, letto articoli, sentito discussioni, dibattiti su chi ha ammazzato il cinema italiano. E purtroppo i colpevoli sono tanti, se ce ne fosse stato uno l'avremmo già preso da tempo, arrestato, ma invece sono stati molti, è veramente stata un effetto domino di conseguenze che hanno distrutto l'industria e il cinema italiano in genere, quindi poi è diventato complicato tornare indietro anche per questo motivo, perché è come la coperta corta, risolvi una cosa ma non hai risolto quell'altra, poi quella è, ci siamo ritrovati per vari motivi in un punto di non ritorno, no? C'è una cosa veramente che tra i tanti, anche alcuni altri che non abbiamo citato adesso, altre cause, tra le tante cause che veramente viene citata mai, praticamente mai, che è la qualità dei film fatti da un certo punto in poi in Italia, cioè sono stati fatti dei film veramente brutti. E in una situazione così, diciamo così, abbastanza tragica per il cinema italiano comunque, che si basa ormai su pochi nomi sicuri, tu stai per concludere un film diretto da te, Cacao. Passiamo quindi dai problemi generali ai problemi personali, praticamente. Io ho fatto questo piccolo film comico, demenziale, che vorrebbe essere una sorta di cartone animato fatto con persone in carne ed ossa. Di impegno, diciamo, modesto però dignitoso. E niente, adesso vediamo che tipo di vita avrà una volta finito, adesso a breve sarà pronto e vedremo che vita avrà. Sai, sono cose che in realtà, cioè non nasce sicuramente un film che non nasce per tentare grandi avventure, perché per le grandi avventure in una situazione come quella che abbiamo in parte soltanto descritto, solo in parte, ci sono ben altre esigenze di realizzazione, anche di esperienza, non voglio dirti, però è un tentativo, ce l'hanno fatto fare, insomma, è una cosa abbastanza diversa dal solito, è quello che volevo fare, insomma, con quel poco che avevo, però lo sapevo, insomma, che l'avrei fatto con poco. Moltissimi chiedono, soprattutto nei forum, e si sa che è impossibile per una questione di diritti, chiedono se sia possibile pubblicare. E sappiamo che per questioni di diritti legate alle immagini sarà impossibile. Un libro che raccolga le interviste, un libro che racconti il dietro le quinte, vedrà mai la luce? Guarda, allora, come ben sai, esiste già un dizionario Stracolta, che però in realtà è una raccolta di recensioni di Marco, di film considerabili stracult. La trasmissione Stracult poi nasce da quello. È vero però che poi questa trasmissione è diventata molto di più di quel dizionario, quindi in effetti l'idea ci starebbe tutta. Non se ne è mai parlato fino adesso. Quindi no, ecco, sarebbe un lavoro veramente improbo, però in effetti un senso ce l'avrebbe, ecco, sicuramente sì. Sì, beh, sì, adesso mi ha dato un'idea. Grazie mille. Grazie a voi. Mi stanno intervistando. Grazie.